Ok, io direi che ci siamo, ragazzi. Ci siamo, gli ospiti sono già in background, quindi io direi di accoglierli e di iniziare questa nostra chiacchierata. Un benvenuto a Katia e Angelo. Ciao, ragazzi. Sì, vi stavo introducendo, stavo cercando di dare una parvenza di serietà. Ciao ragazzi, ciao, benvenuti e grazie di essere qui con me. E, la nostra prima intervista, cioè per me è la prima Twitch, non ho mai fatto... Anche per me. Ah, la prima Twitch. Ah, come lo vedete questo Twitch, voi ragazzi? Così per rompere un po' il ghiaccio. Sì, io rispettosissimo dell'età altrui, assolutamente. Tu sei nella tana del boomer, come dice Fedez in questo momento, è vero? Sì, io c'ho la tana del nerd più che altro, tutta piena nerd. Di dire. Sì, delle robe... No, come lo vedete Twitch? Lo guardate con curiosità? Sapete qualcosa? Oppure lo conoscete solo di nome? Allora, c'è sempre una prima Twitch, si può dire? Sì, a voglia, certo. Ma io in realtà sono sincero, un mezzo che conosco ancora poco, ho iniziato ad avvicinarmi e adesso in realtà non ho ancora fino in fondo chiaro la portata e delle potenzialità di Twitch. Ho iniziato proprio perché mi vedeva coinvolto direttamente a informarmi, perché è un mezzo che vorrei iniziare a usare un po' di più. Ah, ok. D'altra parte, non eravamo neanche al corrente di Instagram e né di Facebook all'epoca, quindi in realtà ci stiamo adeguando piano piano alle varie forme di comunicazione social nuove, quindi questa è una di quelle e piano piano faremo, Ma io ho detto la stessa cosa. Ma io l'ho detto più fluida. No, bisogna sempre guardarle con curiosità, perché fondamentalmente tutto può fare, un po' come TikTok e tanto altro, insomma serve tutto, secondo me, bastano rimanere indietro. Comunque io vi presento per chi non vi conoscesse: siete entrambi dei comici, entrambi degli attori, Katia è stata anche presentatrice, e entrambi avete fatto parte di un duo, peraltro, e Katia ha partecipato alla prima edizione di LOL, dato che siamo in campo Prime Video, e sì. vi siete conosciuti a Zelig più di 20 anni fa e... non dovevo ricordarlo questo. E sempre su Prime Video è disponibile il loro spettacolo Finché Social Non Ci Separi. Ecco, dato che si parlava del vostro primo incontro, mi potete dire quante cose sono cambiate in questi anni? Quante cose sono cambiate dal vostro primo incontro? Mamma mia, un sacco. Io sono cresciuto qualche centimetro, Katia è rimasta altezza, adesso io mi ricordo approssimativamente. Tu fai il figo, ma in realtà c'è poco da fare il figo. Allora, è cambiato tutto, è cambiata proprio la comunicazione, è cambiato il modo di stare al mondo. Io ricordo benissimo che addirittura andavo a vedere Zelig all'inizio si chiamava Facciamo Cabaret, non si chiamava... Ma che io penso che ci abbia chiesto cosa è cambiato a noi, e non... Sì, no, stavo facendo... No, ma in realtà è una domanda un po' generale, non solo a voi, ma anche il vostro rapporto con il palco, la vostra carriera, insomma, che cosa è cambiato da quello che mi raccontava Katia, effettivamente, sì, mi curiosisce molto. Allora, è cambiato proprio veramente la comunicazione, partiamo così dal modo di stare sul palco, diciamo che i tempi sono totalmente cambiati, una volta avevamo molto più spazio, c'era molto più possibilità di avere uno spessore, un contenitore più lungo e di conseguenza poter esprimere anche un po' più profondamente, no, la propria arte, parlo del palcoscenico attraverso la TV. Ora si avverte proprio l'esigenza di fare un qualcosa di comico in meno di un minuto. Cioè, c'è talmente tanta proposta che porti lo spettatore a una sorta di nevrosi interna, per cui se non vede le cose velocemente si stanca, si annoia, quindi devi fargliele vedere così, c'è poco tempo secondo me per fermarsi un secondo e apprezzare un po' di più quello che si vede. Io parlo della comicità, chiaramente, poi ci sono gli stand-up comedian, ci sono gli spettacoli più lunghi, non a caso noi abbiamo portato in scena e poi su Amazon Prime uno spettacolo, ma
per ovvie ragioni, ovviamente, visto che noi facciamo un live che ha una durata in televisione, l'abbiamo dovuto portare ad un'altra durata. Ma secondo me non è cambiato poi così tanto. Cioè, secondo me lo spettacolo in teatro ha mantenuto le dinamiche, come è giusto che sia, perché il teatro è il luogo deputato, poi sia che si faccia, voglio dire, teatro di prosa, sia che si faccia comicità, a seconda dei contesti. Quindi quello non è cambiato. Semmai è cambiato il modo, la possibilità di fruire di questo da un punto di vista invece dei mezzi di comunicazione, nel senso che sì, come ho detto io del resto, perché io ho parlato di televisione, perso un sacco di tempo a dire, ho detto qua, della televisione, non ho detto del teatro. Posso terminare io? Prego. No, dicevo, e quindi sostanzialmente ora, siccome l'offerta è così, veramente così capillare, la possibilità di andare a intercettare un'attenzione e diciamo più specifica e mantenerla è molto difficile. Questo perché fa vedere che usavo tutta una serie di termini, capito? Ho capito, ma il concetto di fatto quello era, infatti sto dicendo che in teatro dura 2 ore, ma in televisione per ovvi motivi bisogna ridurre. Venitevela a prendere. Benissimo, no, mi fa tenerezza perché vi ricordate tanto me con la mia ragazza, cioè abbiamo praticamente lo stesso identico rapporto, sì, identico. È proprio tutto incentrato su questo, sul rapporto uomo-donna. Sì, infatti volevo proprio lasciarmi il vostro spettacolo per ultimo, perché sono molto interessata a questo. E però volevo fare un passo indietro e tornare al vostro primo incontro. Cioè, che ricordo avete del vostro primo incontro a Zelig? Io ce l'ho ben stampato, tu? Allora, dunque, in realtà il primo incontro a Zelig è avvenuto perché lei, vabbè, no, ma racconta tu, nel senso, se no sembra perché che non te lo ricordo. Ricordo, però sembra che vado ad autocitarmi, quindi... Allora, io stavo dicendo prima, in apertura, che per guardare Facciamo Cabaret, all'epoca era in seconda serata su Italia 1, andavo a casa di una mia collega che abitava ad un paese accanto al mio, perché a casa mia i televisori erano occupati e quindi io, pur di vederlo, cambiavo città per vedere ovviamente loro due. Finché decido di andare fisicamente nel locale storico di Viale Monza a Milano, Zelig, che c'è ancora, per vedere le prove di quello che lui stava facendo. E il primo proprio incontro con Angelo è stato, mi faccio proprio tenerezza, l'immagine è la mia con in mano un'agenda. E vado verso di lui alla fine della registrazione e gli chiedo un autografo proprio da gruppi, autografo che ho ancora, tra l'altro. Poi vengo a scoprire che lui frequenta un laboratorio comico dove prova insieme a Marco i pezzi che poi avrebbe fatto in televisione, che si chiamava Scaldasole, quindi so che tutte le settimane lì, quindi inizio ad andare lì a martellare finché non si accorge. Io mi ricordo del fatto che ci siamo conosciuti lì, però non è stato un incontro nel quale, insomma, abbiamo scambiato 4 chiacchiere. Cioè, mi ricordo di questo episodio e mi ricordo poi di averla rivista, appunto, come diceva lei, al laboratorio. Quindi non abbiamo parlato in quel contesto. No, io ti ho chiesto un autografo e basta, cioè ho fatto la mia e sono andata a casa, non c'è stato uno scambio vero e proprio. Lo scambio c'è stato grazie poi a Geppi Cucciari, che mi ha detto: vado a esibirmi in questo laboratorio, ti fa di venire a vedere? Bella limitazione. E allora sono andata con lei e ho scoperto che lui ne faceva parte, quindi lì poi è stato l'incontro, insomma. Ok, beh, una cosa molto tenera in realtà, è molto romantica, molto anche fiabesca secondo me, soprattutto nel mondo della comicità, andare a vedere l'idolo, farsi fare l'autografo, vabbè, carina come cosa. Invece perché avete poi deciso di sovrapporre la vostra vita professionale con la vostra vita privata? Cioè, quando è arrivata quella scelta? Forse durante il lockdown. Tu dici, scusa, quando noi abbiamo deciso di metterci insieme o quando abbiamo deciso di lavorare insieme? Lavorare insieme, sì sì. Noi avevamo iniziato qualche anno fa, ci chiesero di fare questa prima, diciamo così, fiction scientifica mm-hmm. che era Attenti al cibo, e lì è stato un primo esperimento. Poi non è stato più questo esperimento non si è ripetuto, fino a che, per puro caso, durante il lockdown noi facevamo ogni tanto questi video legati alla questione dei compiti di Agata, all'approccio dei genitori alla DAD, con tutte le difficoltà che ne conseguono,
Questa cosa non voluta, perché non è stata una cosa studiata appositamente, ha fatto sì che una rete ci contattasse dicendo: ci piacerebbe portare questa dinamica anche in TV. E quindi è stato strano, perché molto spesso quando hai dei progetti trovi la casa di produzione con la quale puoi andare dalla rete per cercare di... Qui è stato un processo esattamente all'opposto, cioè la rete televisiva ha detto: vogliamo questa cosa, e poi siamo passati alla casa di produzione. Quindi in realtà durante il lockdown abbiamo iniziato a pensarci, subito dopo il primo lockdown abbiamo girato la prima serie. Avevamo anche iniziato a fare lo spettacolo in teatro. Ah, in realtà quindi... puoi accendere un po' l'aria? Scusa, abbiamo il condizionatore qui e lo accendiamo ogni tanto perché... fate, tanto, cioè, siamo a casa nostra. In realtà abbiamo iniziato anche un po' prima attraverso Fish and Clips, abbiamo già fatto delle cose come coppia, ma mai in maniera preponderante. Il lockdown, diciamo, che ci ha fatto un po' esplodere, tra virgolette, ma ancora di più il nostro spettacolo a teatro, perché noi abbiamo scritto questo spettacolo, l'abbiamo proposto in teatro, abbiamo trovato un produttore che ha avuto fiducia in noi e siamo riusciti a fare sold out un po' ovunque, anche se non avevamo uno storico teatrale come coppia. Questo conta molto nei teatri: se non hai un nome che gira, difficilmente riescono ad acquistare il tuo spettacolo. Invece lì è stata proprio la svolta, secondo me, che ci ha portato poi ad affrontare anche la sitcom televisiva e anche altri progetti. Ok, quindi vabbè, molto figo però, cioè il fatto di trovare una formula anche in coppia. Infatti, secondo metto il giubbotto perché ho il bocchettone è qua, qui mi sta brinando. Voi andate, arrivo. Vecchio, guarda. Bello il bocchettone qua, mi è piaciuto qua, spiaccicato. Guarda, fatto. Ecco. Sei anche più elegante, più informale. Eccolo. No, perché avevo perso la sensibilità di metà parte del corpo, capito? No, okay. Ci sta. E ecco, appunto, voi avete citato il vostro spettacolo, che è Finché Social Non Ci Separi, però voglio parlare con voi di social. L'abbiamo citati anche prima, Instagram, TikTok, insomma, voi che rapporto avete con i social e soprattutto che rapporto avete con le persone che vi seguono sui social? Siete persone che leggono ogni commento o lasciano il post lì è buona? Ho postato, anche oggi l'ho fatto. Vai tu. Vado io. Allora, io devo dire che sono con i social, ho un rapporto come ce l'hanno tutti, quindi sono curiosa come tante persone, quindi seguo delle persone, smetto di seguirne tante altre. C'è stato un momento in cui ero veramente attiva, soprattutto su Instagram. Io non ho TikTok, ho tolto Facebook da qualche anno e quindi mi concentro soltanto su Instagram, che però in questo momento è diventato anche un lavoro, perché oggi quando chiudi un contratto di lavoro non è più soltanto faccio la cosa in TV, faccio la cosa in radio, faccio la cosa come spot, ma di fatto c'è sempre l'uso del social, quindi il prodotto va di pari passo, quindi diventa... Poi devo dire che ultimamente mi sto anche un po' annoiando, perché non trovo... sono in fase di ricerca, di costruzione, quindi non voglio usarlo soltanto perché devo esserci, devo essere presente. Quindi lo sto un po' snobbando, il mio Instagram, intendo dire. Allora, io lo uso solo se mi diverte, se ho qualcosa da dire. Quindi sono, fino ad ora, non una di quelle persone, ce ne sono tante, che usano i social e non si fanno usare, nel senso che se ho voglia di raccontare... A me piace raccontare il quotidiano, soprattutto il mio quotidiano di papà. Oppure mi piace, come dire, immortalare qualche momento che secondo me è comico. Quindi c'è un'idea molto chiara nella pagina, che è la comicità, non ho l'urgenza di produrre contenuti a tutti i costi. Cerco di leggere tutto
e mi avvalgo dove penso ne valga la pena rispondo, e dove invece sento che l'eventuale risposta, questo mi capita soprattutto quando i commenti sono di base subito offensivi, capisci subito che hai di fronte una persona che ha una frustrazione o, come dire, un oggetto, e poi tra l'altro spesso va di pari passo a questa cosa anche il fatto che abbiano un oggettivo problema nell'uso della lingua italiana. E allora io lì faccio questa cosa meravigliosa, blocco e cancello, perché dico ho un diritto e lo esercito. Poi possono pensare quello che vogliono, ma non è un non voglio rispondere. Non ci sono i presupposti, perché se il messaggio è un'offesa o è un giudizio senza conoscermi, uno, non ho tutta questa urgenza, perché se voglio farmi conoscere nel privato di certo non uso i social. E due, onestamente, non ho voglia di essere offeso gratuitamente. No, vabbè, penso sia legittimo, insomma. A proposito di vita privata, volevo farvi una domanda anche su questo, perché voi, soprattutto ultimamente, avete messo diciamo in pubblica piazza la vostra vita privata per creare comicità, creare intrattenimento, eccetera. Questa cosa raramente si fa nel mondo dello spettacolo, diciamo così, anzi si cerca di non raccontare praticamente niente. Questa cosa, in un certo senso, ha aiutato il vostro rapporto? Cioè, vi divertite a raccontarvi così? Parli dello spettacolo? Sì. Ah, no, non lo solo. Allora, in realtà non si sa proprio quasi niente della nostra vita privata. Non mettiamo molto la nostra vita all'occhio dello spettatore, cioè cerchiamo sempre di dosare e di dare il giusto. Ok. Penso che anche lo spettacolo comunque è stato scritto e evidenzia le dinamiche della coppia in generale, che poi le diciamo noi con il nostro modo, insomma, di raccontarlo, ma in realtà sono proprio le dinamiche che tutte le coppie vivono. Tant'è vero che noi a un certo punto durante lo spettacolo diamo un numero di telefono al pubblico live, che è un numero di telefono vero, li invitiamo a scriverci qual è il difetto del proprio partner, e lì si scatena l'inferno, perché non vedono l'ora, cioè arrivano messaggi ogni 30 secondi. E poi noi li leggiamo in tre punti dello spettacolo. Noi li leggiamo e i difetti sono sempre gli stessi. Abbiamo fatto un sacco di repliche e il difetto è sempre: è permalosa, non mi lascia parlare, urla, si toglie la lana dall'ombelico, fa le puzzette, dà la colpa al cane. No, le dinamiche della coppia sono uguali, le riscontriamo veramente in tutti i messaggi. Comunque, in realtà, quello che noi facciamo vedere, non solo sulla questione teatro, ma anche sui social, e anche, diciamo, con le sitcom che sono andate, nel caso delle sitcom è copionato, cioè nel senso di base scegliamo noi che cosa far vedere dando l'argomento della puntata, e quello che noi facciamo all'interno della casa quando lo facciamo, o magari le poche volte in cui c'è anche Agatha, di base è un momento che secondo noi è comico e lo andiamo a sviscerare al momento, ma il nostro privato inteso come Angelo, Katia e Agatha nelle dinamiche che non sono comiche non compare, no, anche se oggi è molto oggi è un'attitudine, cioè non è più ti faccio vedere la mia vita, ma è proprio vado a mangiare in un posto figo con gli amici, faccio la foto del posto, faccio la foto con gli amici ed ecco che la mia vita privata te la faccio vedere, cioè ti faccio vedere che oggi domenica sono all'agriturismo con i miei amici, magari vuoi. Ti posso garantire che facciamo tantissime cose che la gente non sa e non ne facciamo tante altre che la gente non sa, perché poi il percepito che ha il pubblico è completamente diverso da quello che tu sei realmente. La gente percepisce i VIP come gente ricca, che con i macchinoni, con le case, che fanno vacanze d'élite. Ma poi ci sono anche altre persone che hanno una vita invece normale, tranquilla, ma senza metterla in piazza, ecco. Beh, sì, ci sta. Anch'io, per esempio, quando faccio Twitch,
diciamo tendo a esasperare alcuni comportamenti per intrattenere, però chiaramente quando si spegne la telecamera hai una vita, cioè invece alcuni credono che quando ti fermano per strada eccetera che quella cosa lì la fai anche nella vita di tutti i giorni, al bar, del panettiere, ma non è proprio così, ecco, insomma bisogna un po' rivedere gli equilibri. Sei sempre tu il regista della tua vita, sei tu che ci fai vedere. Questa è una bella frase, brava. Questa la scriviamo. Questa è bella, questa va tenuta. Se tu comandi, intendo, no? Cioè, attraverso i social lo puoi fare. Certo. Ecco, e a proposito di scrittura, quando vi siete trovati a scrivere insieme, no? Cosa cambia dallo scrivere da soli? Cioè, cercate di rispettarvi molto oppure, no, cazzo, questa battuta è mia, la voglio mettere io, la voglio dire io. Cioè, com'è il vostro rapporto quando vi mettete a scrivere qualcosa di vostro in coppia? Ma in realtà è molto, all'inizio è puro istinto, cioè la cosa che ci ha aiutato tanto è venire entrambi da un'esperienza di coppia ed essere nelle rispettive coppie due, come si dice, due battitori liberi, no? E quindi siamo anche due improvvisatori. Questo fa sì che nasca l'intuizione e poi conoscendoci, senza dirsi, non nasce mai prima scritta, cioè nasce dal quotidiano, vivendo anche insieme. E viene automatico se uno dice una cosa, come dire, controbattere comicamente o alimentare la cosa comica, poi si va a, come dire, a buttarla giù, e la si va a contestualizzare, come nel caso dello spettacolo dove abbiamo deciso di raccontare la coppia attraverso i difetti, e quindi abbiamo preso le varie suggestioni e le abbiamo messe insieme. Non c'è mai questa sorta di abbiamo imparato questa è una regola, a non affezionarsi mai troppo alle cose che scriviamo, perché molto spesso sennò perdi di vista il fatto che un esterno, tipo, che poi può essere Katia o un altro, ti possa dire guarda che potrebbe funzionare diversamente. Se ti affezioni troppo non riesci ad abbandonare. Nello specifico abbiamo i ruoli ben definiti, quindi è più facile. Io non potrei mai fare o dire le cose che appartengono ad Angelo e viceversa. Cioè abbiamo due ruoli veramente, siamo proprio, molti ci definiscono come Sandra e Raimondo, ma noi con tutto il rispetto alziamo sempre le mani e diciamo grazie, ne siamo lusingati, ma solo nella dinamica, nel senso che io sono quella più casinista, quella che va avanti, quella più spudorata, mentre Angelo è quello che in silenzio però la fa grossa, ecco, come era poi Raimondo, quindi di fatto proprio perché siamo diversi ci aiutiamo a Ange, tu potresti dire o fare questa cosa perché ti appartiene di più, io invece posso dire o fare una cosa perché appartiene di più al mio personaggio. Nello spettacolo io sono quella che sbaglia i termini, sbaglia le parole, sbaglia le definizioni e Angelo subisce l'ignoranza, diciamo così, in modo molto divertente e viene fuori, che non si discosta molto dalla vita reale, perché ci sono tante volte che io la dico proprio convinta che sia quella e lui mi dice guarda che non si dice così, e allora... Certo, lì è esasperato, nel senso che dico una cosa, ecco, a proposito del fare la giusta distinzione tra il palco e la vita vera, no? Sì. Non è, ci vuole grande intelligenza a far finta di essere ignoranti. La gente magari poi è convinta, perché c'è il grande equivoco anche, no, del non capire che sul palco si va a interpretare anche altro rispetto a quello che si è. Magari poi la gente è convinta che magari Katia da questo punto di vista sappia meno bene l'italiano, quando invece in realtà sta facendo una parte. E poi i social sono uno specchio di questo, di come la gente guardi senza capire, molta, ma anche poi ce n'è tantissima invece che capisce benissimo. Molta gente magari poi si convince che... appunto che Katia dovrebbe studiare di più l'italiano, o quando invece in realtà Katia sta interpretando, non è che sto difendendo lei. Ma poi va bene, cioè studiare male male non no, fa ma difendo in generale il fatto che c'è una parte di pubblico che non riesce a capire che di mestiere, per quanto poi la nostra indole sia comica, interpretiamo anche quando siamo noi stessi, noi siamo molto naturali, ma in alcune logiche di palco interpretiamo, e quindi certo, dal palco, questo è il motivo per cui poi ti incontrano per strada, soprattutto perché sei comico, e se non ridi sei antipatico.
Madonna, che palle questa roba. È vero? Eh sì, parecchia, sì. Era un per cazzo. E invece è venuto Luca Ravenna martedì qua, cioè, sul mio canale, no? E mi ha raccontato di alcune serate che sono andate bene e alcune che sono andate male. Vi ricordate la serata, una vostra serata che è andata benissimo e un'altra serata che invece è andato tutto storto? Si inizia così. Guai se non fosse così. Cioè, non può essere che siamo fenomeni. Io mi ricordo, di, soprattutto con Valeria, all'inizio di serate veramente dove c'era il gelo in sala, cioè, non rideva nessuno. Mi ricordo una serata a Napoli, sempre con Valeria, io e Valeria. Infatti ho detto, adesso non me ne voglia il pubblico napoletano, ma probabilmente a Napoli sono abituati ad avere i loro comici del posto, e quindi una Meneghina, due Meneghine che arrivano dal nord sono un po'. No, di serate che sono andate male, grazie a Dio non ce ne sono state tante, ma all'inizio. Di serate che sono andate bene invece, sia con Valeria che con Angelo, lo stavamo proprio ricordando l'altra sera con i ragazzi. Sì, allora, per quanto riguarda il nostro storico in teatro, devo dire che questo spettacolo, incrociando tutte le dita, ha sempre raccolto grandi consensi. C'è stata una serata, in realtà, che non è andata come ci aspettavamo, ma semplicemente perché le prime quattro file erano praticamente assenti perché erano malate, cioè c'è stata un'epidemia, e di conseguenza, facendo noi uno spettacolo che prevede molta partecipazione del pubblico, lo abbiamo subito questa cosa. Ma io devo dire che, per esempio, quando ho iniziato con Marco, Capsule Nucleo, prima dell'esplosione televisiva, molto spesso non erano compresi, e anzi all'interno dello spettacolo la parte dove la gente rideva meno era quella, perché non li capiva. Poi c'è stata l'esplosione di Zelig, e quindi le serate che già andavano bene, eccetto la parte di Capsule Nucleo, poi hanno cominciato ad andare meglio. La bellezza del cabaret, della comicità e dell'improvvisazione è proprio questa, cioè possono succedere delle cose, lì sta anche a te e al tuo mestiere, ecco perché è importante avere palco, sapere come raddrizzare o cambiare il corso delle cose. Questo è, visto che hai citato Luca Ravenna, è un'attitudine che all'interno di LOL, nello specifico, serve moltissimo. Serve tantissimo avere l'esperienza live, l'esperienza di palco per un prodotto come quello, perché quello ti dà proprio il là, il via per far partire le situazioni, ecco, sì. No, sono convinto, perché c'era tantissima improvvisazione. Insomma, Katia, te come la ricordi quella prima stagione di LOL, e soprattutto hai visto la seconda, ti è piaciuta? Cioè, com'è vivere in quelle stanze? Perché chiaramente noi vediamo una piccolissima parte di quello che poi viene girato. Immagino che lo stress su tutte quelle ore di durata sia parecchia, poi non devi ridere, tutti i costumi, i cambi, le scenette, insomma deve essere parecchio stressante, almeno io la vedo così da pubblico. No, allora è sicuramente stato stressante psicologicamente, ma eccitante, perché era una cosa nuova per noi, quindi noi eravamo inconsapevoli. Con Michela Giraud, con cui ho instaurato un bellissimo rapporto, siamo diventate amiche, l'abbiamo detto anche ultimamente, cioè oggi l'avremmo fatto veramente da 10 lode, LOL. Però all'epoca ricordo benissimo che a un certo punto mi sono fermata, mi sono seduta, ho chiamato Elio, ho detto... Cioè, parlavo dall'alto un po' della mia esperienza televisiva, no? Brava! Dicevo, ma che cazzo stiamo facendo? Cioè, che cosa stiamo facendo? Che cosa vedrà la gente? Perché effettivamente pochissimo si capiva. Poi il miracolo, ovvero il montaggio. Cioè, quando Chiaro. L'abbiamo visto montato, abbiamo capito che era veramente, che sarebbe diventato qualcosa di molto forte. Umanamente è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo passato 5 giorni tutti insieme, con tutti i comici, quindi per noi è sempre una gita di classe. Quando fai queste esperienze vai in gita, e quindi è stato molto, devo dire, molto molto bello, stressante. La seconda stagione l'ho vista, il paragone con la prima era proprio
avendo avuto una cassa risonante così alta, è chiaro che la gente si è messa a fare i paragoni, perché questo è venuto fuori, questo è emerso. Però ci sono stati dei momenti veramente di alta comicità, alternati invece a momenti di pura leggerezza, che però è quello che serve a LOL, tipo Max Angioni, tipo Maria Di Biase, che è una mia collega che fa comicità da tanti anni, ma che è entrata veramente nello spirito del gioco. Quindi a me la seconda stagione è piaciuta anche, in realtà, cioè quasi faccio fatica a vedere me nella prima, però mi guardo di più nella seconda. Vediamo la terza che cosa ci riserva, perché adesso è la terza, è la crepa di assestamento, no? È vero. È vero, abbiamo visto la prima, abbiamo visto la seconda, vediamo cosa succede con la terza. Ecco, LOL, diciamo che in un certo modo ha portato anche un nuovo tipo di pubblico a seguire determinate figure che magari non conoscevano, giovani, giovanissimi, che si sono affezionati a delle figure che magari hanno conosciuto anche grazie a LOL, no? Quindi c'è stato un ricambio generazionale. Voi l'avete percepita questa differenza? Anche grazie ai social è successa questa roba qua. Voi avete percepito anche con gli spettacoli, girando molto, vedendo proprio faccia a faccia il pubblico, questo cambio? Avete visto un nuovo interesse per i vecchi o nuovi talent della comicità? Ma allora, il pubblico, c'è un dunque, c'è una netta in questo momento distinzione, che è dettata dal fatto che le nuove generazioni non usano la televisione come mezzo di fruizione, quindi non conoscono tutta una parte passata di comicità, ma per fortuna vanno a ricercarsela un po', perché comunque poi insomma con i vari motori di ricerca vai dove ti interessa, un po' per caso, un po' per sentito dire. Spesso capita che i genitori, che magari hanno la nostra età, dicano ai figli che hanno l'età di nostra figlia, poco più grande, come non ti ricordi i Pali e Disco, vai a vedere. Quindi questo fa sì che sicuramente ci sia un avvicinamento. Poi è stato bello anche per noi, cioè io quando quest'anno ho visto Corrado Guzzanti a LOL, già. Comunque al di là di che voglio dire, è stata una presenza inaspettata, cioè sarei stato pronto a scommettere del denaro sul fatto che lui non lo facesse, no? Quindi in realtà quando l'ho visto mi è servito, primo perché voglio dire, osservi un tuo mito e lo osservi in un contesto diverso. Due, perché lo vedi per come lo infaccia e in qualche modo ti sembra di poterlo conoscere di più. E tre, perché poi comunque vedi, si leggono chiaramente molto le scuole. Cioè LOL, secondo me, è un programma tra i suoi tanti lati positivi, ha quello di far vedere quanto importante sia una cosa che invece poi spesso viene snobbata, cioè l'arte del cazzeggio. Il cazzeggio è fondamentale e LOL fa vedere l'animale da cazzeggio quanto sia avvantaggiato. Pintus è stato l'esempio di come lui abbia lasciato il segno e sia stato bravo senza andare a fare repertorio o mettendosi, come dire, ma semplicemente cazzeggiando nella maniera. È molto complessa l'arte del cazzeggio, però quella cosa in LOL la vedi subito, soprattutto perché capisci poi invece quando uno interpreta, e ti piace meno se interpreta. Max è stato molto bravo, Angioni, perché Max era lui. Tra l'altro Max è stato un allievo di Angelo, possiamo dire? Sì, sì, sì. Quindi Angelo insegna a scuola e Max è stato un suo allievo. Quindi a me mi pare di capire che non siete degli snob della comicità, no? Perché ora in questo periodo dove c'è una netta spaccatura tra il cabaret, la stand-up comedian o quello che è, c'è un po' di snobismo, cioè si tende a non guardare magari del sano cazzeggio o della comicità un po' più leggera, perché si guarda la comicità tutta ad un pezzo, no? Guarda, posso certo dire una roba? Scusa, sì, perché ne approfitto. Perché sì, perché il grande problema è questo. Io non entro nel merito dei generi, ma quando tu sei con un corpo su un palco davanti a un microfono, anche se sei immobile, comunque tu il corpo lo stai usando, prima cosa. Quindi in ogni caso, quando sei in piedi, sei stand up per il fatto che tu sei a fare comicità in piedi. Seconda cosa, non essere snob, secondo me, è un grande merito. Cioè,
una persona che realmente ha voglia, un vero artista, una persona che ha voglia di fare bene, deve conoscere tutto. La cosa che a me piace molto poco di alcuni esponenti di questa nuova intelligenza è il fatto che si siano autoeletti portatori di un tesoro comico e di una bravura comica che io riconosco solo a pochi e che a molti non riconosco. A molti riconosco tra l'altro il fatto di essere dei cloni di una comicità più americana, che in quanto americana ha degli stilemi, dei canoni e dei codici completamente diversi anche in termini anche dei contenuti proprio. Anche... Esatto, e soprattutto molto spesso le persone che fanno stand-up in America praticano tutta una serie di arti e non solo quello. E poi si crea un ultimo fondamentale equivoco. Non è che se tu sei fermo davanti a un microfono non devi sapere usare il corpo. E quindi cosa succede? Che hai delle persone veramente brave che immobili con un bel testo fanno convivere corpo e testo e lo rendono efficace. E poi hai delle persone estremamente presuntuose che dicono delle cose ma non le vivono e il risultato è patetico. Ma poi sai, la comicità, no, direi giusto. Mi sembra un tuo parere abbastanza legittimo anche, insomma. Esatto, io credo poi comunque che la comicità sia comicità, cioè se scateni la risata, hai scatenato la risata, punto. Che tu sia cabarettista, che tu sia stand up, che tu sia clown, che tu sia monologhista, cioè questo è... Poi c'è chi lo fa di più e chi lo fa di meno, ma quello è dettato forse dall'esperienza, esatto, e dalla ricerca che tu hai interiormente. Io e Valeria nello specifico abbiamo sempre fatto le parodie, quindi ci siamo sempre messi la maschera, ricevendo un riscontro dal pubblico che rideva. Io poi ho smesso di mettere la maschera e sono andata in un'altra direzione, ma la gente rideva. Adesso sto facendo lo spettacolo con Angelo, quindi faccio un'altra cosa ancora con un uomo e la gente ride. Cioè, se tu sei comico nell'anima. Mm-hmm. Ti devi interrogare se non fai ridere. Mm-hmm. Cioè, a me sinceramente la gente che snobba, io guardo il monologhista, il gruppo, il duo, i film, i clown, guardo tutto quello che è comicità per capire se mi scatena la risata. Se succede, vuol dire che hanno fatto centro. Diversamente. Più che altro è anche limitante per l'artista, secondo me, perché se te non guardi tutto il resto, magari ti perdi delle cose che possono influenzarti in quello che scrivi nei tuoi spettacoli, cioè andare a perdere queste cose, io per esempio rido con i monologhi, che cazzo devo dire, appunto di Ravenna, però mi fa ridere anche Maccio che fa versi, perché non ce la faccio, completamente diverso, o Lundini che la fa surreale tipo la Frassica, cioè che è un po' nel mezzo, non ha senso limitare la risata a qualcosa, a qualcuno, anche per simpatia. Ma però guarda, ci sono allora scusami se ti interrompo. Nello specifico, noi lavoriamo con una produzione teatrale che ci distribuisce. Il distributore cosa fa? Chiama i teatri e dice: oh, Katia e Angelo per questo spettacolo, li volete? Lo sai che in parecchi, come diceva Angelo, del rango dell'intelligenza, all'inizio ci hanno snobbato dicendo: ah no, vabbè, non fanno comicità, cioè che comicità è questa? È esatto, nazional popolare, non è ricercata, che non bello. È tecnica. L'anno dopo gli stessi proprietari dei teatri, direttori dei teatri hanno chiamato il nostro produttore dicendo: Katia e Angelo sono liberi. Ma come, erano no. quelli? No, adesso non sono più liberi, quindi di fatto per loro era chiaramente l'introito, perché noi un po' per piaggeria lo diciamo, un po' perché forse ce lo meritiamo anche, ma abbiamo fatto sold out in due anni, sì. No scusa, mi stavo dicendo una cavolata. No, sto cercando di capire dove vuoi arrivare. sì, l'ho visto un po' in attesa. Voglio arrivare che comunque quando il direttore del teatro vuole fare lo spettacolo magari di ricerca e fa 200 paganti in un teatro da 1200, dopo si ricrede e dice: no, io ho bisogno di riempire. Forse la comicità nazional popolare serve in qualche modo, no? La verità è questa: uno, ci sta il fatto che in una logica commerciale un direttore di un teatro possa anche, come dire, non amare particolarmente un comico o un artista, ma poiché fa numeri chiamarlo, perché in quanto direttore è chiamato anche a
dover considerare altre logiche. Ma la cosa meravigliosa, io dico sempre, è io sono contento. Quando ero più giovane e a me e a Marco ci vedevano come i due ragazzi che andavano al parco, si facevano le canne, avevano avuto culo perché erano in televisione e quindi ci snobbavano. Vi guardavo sempre da ragazzino. Quindi a un certo punto io ho iniziato invece a capire che è molto bello, no? Quando vedo questo gruppo di radical chic tutti insieme, mi sembra di tornare a scuola quando questi tre o quattro che si autoleggevano intellettuali dicevano: ma come, non hai letto Delitto e Castigo? No, magari non l'avevano letto neanche loro. Questa situazione nella cultura italiana, soprattutto di un certo tipo, è elevata all'ennesima potenza. Ed è ancora più bello stare là dentro, avendo magari letto, oltre a Delitto e Castigo, a differenza loro, un sacco di cose, ma rimanere fuori e fargli credere quello che vogliono credere. Così loro rimangono lì e tu fai il tuo percorso. A un certo punto poi queste persone magicamente allargano il loro rango. Perché? Perché se sei un artista hai un ego e vuoi essere visto. Quindi è sempre, no, come dire, un aspettare al varco. Sai che chi mi è venuto in mente sentendo queste saggissime parole? Un altro comico che ho conosciuto, che è Paolo Migone, e che è un altro che viene da Zelig, che io seguo sempre da ragazzino insieme a voi e tanti altri, e lui diceva: c'è una strada veloce per fare cose e una strada più lenta. La strada veloce è quella dove ti servi alla comicità che va in quel momento, invece la strada più lenta è seguire il tuo percorso. Infatti Migone, secondo me, ha fatto sempre stand up, no, come la intendono ora nuda e cruda, però non gli è mai stata riconosciuta perché si esibiva sul palco di Zelig, e questa è una grande stronzata. Perché sai, tu hai fatto Zelig e quindi sei, esatto. Poi dopo, invece, nello specifico, Paolo è una super testa pensante, è un uomo molto intelligente, ha delle idee molto innovative, è stato il regista dello spettacolo, dei nostri due spettacoli, di Marco e del mio, ed è un uomo che in tempi non sospetti, con un altro grande talento che si chiama Paolo Minaccioni, faceva i teatrini off e faceva delle cose talmente elevate che riusciva a portare. E invece, siccome fai Zelig, allora non vai bene. Però siamo sempre lì. Scusami, questo è no, 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 ma è figo. A me piace molto questo argomento. Tengo molto alla comicità e parlare di comicità. Succede? Che molta di questa gente qua poi la vedi ai laboratori, no? Delle trasmissioni TV. E allora è molto bello guardarli sorridere e senza dir niente dire: ma tu non eri quello... Vabbè. Ci siamo capiti. Tu sai che io so, ecco questo. Esatto. Sì. No, anche perché diceva delle cose che, dette adesso, Migone, in questo periodo storico, sul rapporto uomo-donna, la donna, sono robe proprio da stand-up americano cattivissimo. Però lo diceva negli anni primi, nei 2000. Però noi abbiamo dei paletti in Italia, cioè noi non possiamo essere cloni degli americani. Gli americani vanno giù pesantissimi, sia uomini che donne. Noi quella roba lì non la possiamo fare. Ma fareste se ve lo permetterebbero? Ha detto che permettessero, mamma mia, che schifo. Oggi veramente sono... Se ve lo permettessero, lo farei. Io sì, tantissimo. Sì, ma anche perché poi comunque già nel nostro... io posso parlare per me, ma anche Katy è così. A me piace ogni tanto far finta che mi scappi qualcosa. Sì, no, e la gente ha bisogno di questo, perché c'è un conformismo terribile, no? Poi dopo, non a caso, poi magari quello che dice non si può dire masturbazione, e poi magari quello che ha tre vite, quattro siamo veramente un pubblico di meravigliosi ipocriti. È come i preti che con i bambini, la stessa cosa, cioè non si può, guai, è peccato, non si fa, e poi però alla fine... No, io lo farei, io ho una parte molto cinica in realtà, che sfogo nelle mura domestiche, quindi no, ecco quella parte di vita mia che in realtà non viene... Sarebbe figo, magari fatelo in maniera furba, cioè inserendo una battuta, poi due, poi dieci, poi a un certo punto tutto lo spettacolo così, è l'unica maniera, sì. Vabbè. Ecco, a proposito di comicità, ormai siamo entrati nell'argomento, secondo voi invece in tutti questi anni dove avete fatto praticamente di tutto e avete insomma frequentato tantissimi palchi, come si è evoluta la comicità in Italia? La domandona, diciamo, in questi 20 anni, che cosa è cambiato? Forse si è involuta. Addirittura? Non lo so, allora...
Oddio, parlo anche un po' per il cazzo, secondo me io. Ecco. No, no, scusami. No, no, vai tu, va, che io intanto ci penso, scusami, ci penso. Io posso parlare da spettatore e non, no, come si diceva dal militare, da nonno che dice ti spiego io, no, o da comico anziano, perché ho 48 anni, ho iniziato a 21, ma sono ancora giovanissimo. Secondo me l'involuzione che c'è stata è il fatto che ora il comico ragiona per creare il pezzo. Il pezzo che poi abbia, il pezzo comico che poi abbia subito una collocazione, che possa essere o sul, diciamo così, a livello di video, ma più, ancora più espressamente, possano essere, no, i classici pezzi che dal minutaggio giusto per poi fare la trasmissione. E quindi... Condizionatore che... Stavo morendo, sì. Vieni pure, Ange, dai. No, no. E quindi l'involuzione c'è stata perché? Perché non si lavora più sul corpo, c'è una quantità di comici che dicono e si dimenticano di avere un corpo, e il corpo dice tantissimo, no? Lo insegna la storia, Chaplin, Buster Keaton, Jacques Tati e mille altri. E quindi da questo punto di vista, come capacità di stare in scena, c'è stata un'involuzione. Io vedo tanti comici nuovi e a pochi... riconosco il fatto di saper stare in scena, saper gestire lo spazio. Molti finiscono sul palco e non sanno neanche che potrebbero fare due passi indietro, un passo in avanti, un passo di lato. Guarda, quindi, veramente ce ne sono, scusami. Quindi questo, dal punto di vista dello stare in scena, sicuramente c'è un'involuzione. Come contenuti ti posso dire che le cose dette velocemente da bigino per stupirmi mi fanno solo tenerezza. Quando invece c'è uno che ha contenuti e li alimenta, allora mi fermo e lo guardo con interesse. Mi capita raramente. Fammi il nome di una, a parte Michela Giraud, di alcune donne comiche che sono emerse negli ultimi anni. Beh, la Fanelli forse, sì, dai, possiamo dire la Fanelli. Poi io poi con i nomi faccio un po' di casino. Dimmi però a cosa vuoi arrivare? No, dico proprio questo, cioè dico che negli ultimissimi tempi ti dico solo la Fanelli e la Giraud, appunto. Sì. E la Giraud, ma me ne stai dicendo soltanto due? Eh sì, sono pochissime. Sì. Capisci che ecco perché io dico forse c'è stata un'involuzione, nel senso che uomini comici che hanno contenuti, io non sto parlando dei vari TikToker, perché il TikToker magari per quanto bravo, allora è un linguaggio diverso, non so come dire, sicuramente il TikToker prende più la generazione di nostra figlia, che è abituata magari a ridere su delle cavolate. Io alcune cose le vedo, ma non vedo una ricerca dietro, cioè non vedo uno studio rispetto a questo. Luca Ravenna è un monologhista che studia, che crea, che si informa, che scrive dei monologhi, ma veramente Michela Giraud fa la stessa cosa. Ma di Max Angioni è uno che lavora invece sul corpo, quindi è un'altra cosa ancora. Forse anche Martina Dell'Ombra, cioè la Cacciola, forse anche lei è venuta fuori. Anche lei fa un lavoro molto più complesso, interpreta questo personaggio dove appunto svampito, che non sa niente di politica ma ne parla lo stesso, insomma fa un po' la parodia dei social, però è un personaggio un po' a sé, ecco, diciamo così. No, ma va bene, ma il personaggio a sé, cioè va bene. Sai, una volta era diverso perché c'era un solo contenitore che era Zelig, che faceva numeri, superava Sanremo e tutto era concentrato lì. Adesso manca anche quella roba lì, cioè manca anche il posto dove poter fare comicità, cioè un posto così forte, così ridondante. Ridondante è bello. Non c'è. Adesso se comunque la comicità la segui, hai voglia di andare nel locale a sentire Luca Ravenna. Anche Leazzaro è molto bravo, a me è piaciuto tantissimo, Leazzaro Rossi. Sì, c'è il bisogno di interfacciarsi, sì, questa cosa qua è molto figa, molto figa.
Beh, sì, effettivamente sì. Beh, è sempre molto bello fare queste conversazioni perché si ha. Diciamo che su questo canale ci sono stati tanti comici, ma questo lato della comicità non l'avevo ancora esplorato e sono contento di averlo esplorato con voi perché avete detto cose che mi serviranno sicuramente, cose molto intelligenti. E dato che stiamo parlando di spettacoli e del vostro spettacolo, mi potete dire, anzi, potete convincere il pubblico a vedere il vostro spettacolo? Dicendo di che cosa parla e soprattutto quali sono i vostri obiettivi, quali sono stati i vostri obiettivi quando l'avete costruito, l'avete scritto. Allora, perché allora, io cioè, come dire, penso che valga la pena vedere il nostro spettacolo per un motivo oggettivo, perché siamo bravi. Dai. E poi perché in realtà è uno spettacolo che non prende in considerazione solo una fascia di età, ma in realtà parla dell'uomo e la donna. Ecco, non è uno spettacolo come dire per dei bambini di 5-6 anni, ma semplicemente perché per ovvi motivi, soglia di attenzione, capacità di seguire, ma è uno spettacolo che veramente può essere visto dal ragazzo molto giovane fino all'anziano, perché la dinamica di coppia e soprattutto l'essere donna e l'essere uomo è universale e noi lo trattiamo in maniera volutamente larga, perché vogliamo che venga come dire compresa, e non c'è un grande sforzo perché la coppia è questo, l'uomo è oggettivamente diverso dalla donna anche nel modo di pensare, e il messaggio è per quanto riguarda noi è si può stare insieme e dirsi anche delle cose meno piacevoli, sempre nel rispetto, ma con l'idea anche di saperci ironizzare sopra, no? Le cose quando le dici, se anche le dici in maniera più ironica, non è che sono meno importanti, cioè, stai semplicemente trovando un'altra chiave, che è quella che mettiamo in gioco noi. Ma io dico semplicemente di guardarlo, perché chi non ha la possibilità di andare a teatro lo può guardare comodamente. È un fattore questo proprio di fisico. Comodamente sì. Sdraiato sul divano, anche se, ripeto, lo spettacolo live è tutta un'altra cosa. Andate ai teatri, ragazzi, perché è troppo bello seguire uno spettacolo live. A teatro bisogna andare, facciamoli vivere questi teatri, perché ce ne stanno chiudendo quantità smisurate per aprire i centri commerciali, quindi se li facciamo vivere, esatto, se li facciamo vivere magari è bello. Però sta tornando la gente a teatro. Sì, perché si vede, avevano la fretta, no, di tornare dopo il lockdown e tutto. Noi infatti siamo stupiti in maniera positiva, perché comunque in teatro c'è ancora la mascherina FFP2, e in questi giorni in cui comunque i teatri non sono attrezzati per avere l'aria condizionata e fa molto caldo, cioè vedere la gente che si sventola ma che comunque resiste con la mascherina, ci dispiace tantissimo, però li ringraziamo perché comunque lo fanno. E viva la comicità, sempre, in tutte le forme. Per chiudere tutti i discorsi. Sei d'accordo, Dario? Sono d'accordo, sì. È 3 ore se ne parla, certo. No, figurati, poi io ho seguito tutti. Ora io sto in silenzio, però vi ho sempre visti. Per me siete sempre stati figure dentro alla televisione in 4/3 a tubo catodico, perché io le vedevo così all'inizio le cose, e ho seguito voi, ho seguito Corrado che ha citato Angelo, ho seguito la comicità surreale di Frassica e Arbore, cioè io sono proprio attratto da tutto, capito? Mi piace tutto, ma anche robe sconosciute. Io seguivo anche la roba locale toscana, mi ricordo che c'erano le TV locali, mi ricordo Aria Fresca dove ha esordito Carlo Conti con Panariello, esordì Panariello, e io sono un amante Ceccherini e Paci, i più grandi sottovalutati secondo me della storia, perché quando parlano io sto lì e non vedo l'ora di sentire che cazzate dicono, e tanto altro, ma gli Specchio, che era un gruppo comico di Pisa che poi si è splittato, insomma io ho seguito tutto quanto. Quanti anni hai, Dario? Sei giovane. No, non ti credere, ne ho quasi 32. Maria, ma che dici? Io ho 48 quest'anno. Vabbè, ma che vuol dire? Nel senso, però... Però allora posso dire, se hai... Rispetto ai 20, insomma, sono diversi, come anni. Certo, quello indubbiamente. Però se hai 32 anni e questi riferimenti, sei veramente molto attento, molto bravo. No, più che altro, io se non potevo... Perché io mi ricordo che il primo ricordo che ho comico
è di Corrado Guzzanti che faceva Pippo Kennedy, ma non il Pippo Kennedy Show, quando interpretava proprio lui, che faceva vedere lo sponsor delle pellicce. Ero piccolissimo, piccolissimo, e poi ho recuperato dopo quelle cose che non capivo, chiaramente. Ma perché voi, secondo me, voi, ma tutti i comici di Zelig, siete riusciti ai tempi accontentare, secondo me, gli snob e il grande pubblico, perché c'era il tormentone, perché la comicità da tormentone c'è sempre stata quando esiste Berlusconi, e la rete era proprio quella lì, sì. Tanti era la Rai, noi eravamo il TV commerciale. Certo, anche se Luttazzi ha lavorato per Mediaset, bisogna ricordarlo, perché i comici tutti di un pezzo lavorarono, però come disse Luttazzi, Berlusconi si scorda che ci ha pagato, non comprato, era quella, era la verità. Insomma, e voi siete riusciti a... E poi però la sera, in tarda serata, se i miei genitori non mi sgamavano sveglio, c'era però il monologo comico, quello un po' più classico all'americana, diciamo. Quindi era proprio bello seguirlo. Era un periodo dove si andava a scuola e si commentavano i pezzi, si commentavano i tormentoni. Lo facevo anche io. Cioè, lo facevo anch'io quando andavo a scuola. Io avevo il drive-in come riferimento. Sì, certo. Oppure Fuori di Zucca, anch'io guardavo. Sfidanken c'era il drive-in, te lo ricordi? A Sfidanken? Sì, era proprio quella roba di... Ma anche Fuori di Zucca, Telemeno, su Odeon TV. Io guardavo. La Becovazza, Paolo Antoni. Francesco Salvi. Madonna! Era avantissimo anche nell'uso della telecamera, andare avanti. Quindi, insomma... A me piace una cosa che hai detto tu prima sul fatto di guardare tutto, perché poi ti rendi conto che in ogni cosa c'è qualcosa di valore o che comunque ha un significato, ha una cifra, ha un'originalità, quindi è molto bello. E poi ci sta che così crei il tuo gusto. Bravissima! Cioè tu poi ti piace una cosa, poi non te ne piace un'altra, ci sta tutto, però perlomeno è come quando la nonna ti dice mangia questo, non mi piace, ma se non lo assaggi come fai a dire che non mi piace? Sì. È la stessa identica cosa, quindi è giusto guardare tutto. Certo, e là si formi il tuo gusto, poi decidi che tipo di comicità ti piace, quella che inizi ad odiare, perché ovviamente poi la comicità da tormentone ho iniziato a odiarla con la crescita, perché non ce la facevo più, era un linguaggio che non voleva evolversi. E quindi... Qual è la comicità che non ti piace, Dario? Oh, oddio, bella domanda, sai che non ci ho mai pensato. Che cosa ti indispone quando guardi in televisione? No, ti dico il tormentone. Cioè, quando vedo che un comico non ha più niente da dire e ti dice il tormentone per strapparti quel mezzo sorriso, che un tempo era la risata, non... Pensa che io e Angelo, nel nostro spettacolo, finché social non ci separi, ci autoscimmiottiamo, cioè prendiamo per il culo una mezza volta i nostri tormentoni, il suo brava brava e il nostro alleluia, ma lo facciamo proprio scimmiottando. Beh, sì, per far capire anche che i tempi sono passati. E poi ti dico che non mi piace molto quando un comico per 10 anni parla sempre delle stesse cose. Ok, tipo, che io odio, ma odio, cioè è un sentimento proprio di odio quando la gente, infatti se qualcuno sta guardando questa diretta lo dico proprio apertamente, non chiedetemi più e non fate più brava brava quando mi vedete, perché io prendo un fucile. Sì. Cioè è una roba che mi dà un fastidio, ma così di punto in bianco io mi imbarazzo. Okay. Io sono in imbarazzo. Sì, allora io mi accodo. Se a lei non dite più brava brava, smettetela di farmi così per strada. No, porco due! non mi fa, ecco, lo posso dichiarare. Io amo Capsule Nucleo, ma quando lo fate mi date fastidio. Basta, no, per una roba che non si può più sentire, non si può più. Poi sai, le cose basta, cioè si fa parte del passato, lo ricordi magari, ma ti ricordi quella volta che basta. Quello è stato un ciclo, poi si va avanti, anche perché una cosa che non abbiamo detto a sfavore e che ci è andata, diciamo, come si dice, insomma, non lo voglio dire, che non voglio essere volgare. Vabbè, tanto 3 ore Dio parolacce, quindi vai tranquillo. Vabbè, però uscire dai personaggi di Zelig per noi è stata durissima. Noi siamo stati identificati per anni, io sono stata brava brava per anni e non Katia Follesa. Angelo è stato
chiamato in tutti i modi, capsula, nucleo, più o meno, ti ricordi? Cioè la gente poi tu sei pali o dispari? Cioè uscire da quella roba lì è stato difficile, eravamo in un dedalo inestricabile, è stato veramente difficile uscire. Ecco perché bisogna evolversi sempre. Bellissimo. Ragazzi, siete stati fantastici, mi avete fatto veramente ridere ed è stata una conversazione molto figa, quindi vi ringrazio e ringraziamo Prime Video ovviamente come al solito di averci dato questo spazio e niente, vi auguro in bocca al lupo per lo spettacolo sia su Prime Video che live proprio di ciccia e niente. Grazie a voi. Continua a guardare la comicità e ascoltare. La voglia. Anche a te. Ciao. Grazie, Crepi. Ciao.